buon Gesù, io ti raccomando, tutti coloro che piangono e soffrono e tutti quelli che fanno piangere e soffrire, ti raccomando i fanciulli abbandonati, la gioventù nello scandalo e nel pericolo. Chi è fratel Biagio per te? Io, per me è buono a casa Biagio dormire, ospedale, mangiare tutti, pantaloni, tutto a posto. Dopo io non c'è documento, in avvocato tutto a posto. La vecchiaia nel bisogno, tutti coloro che soffrono nella povertà. Un anno fa io arrivato qua a Bono perché tutto aiuto. Bambino andare a scuola tutto aiuto. Quando non c'è scuola tutti prendi bambino, aiuto, devi dire grazie. Ti raccomando chi piange la morte dei suoi cari, chi cerca lavoro e non lo trova. Per me è un padre. Buongiorno. Pace, pace, benvenuta, 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 benvenuta. Ci guidi grazie, per grazie. La cittadella del povero e della speranza. Sì, sì, venite che ora qua voglio salutare tutti i ragazzi, anche loro, fratelli, Giovanni, Alex, Kennedy, tutti, Carmelo, tutti quanti. Saliamo, venite. Dolce sentire. Questo è l'ambulatorio medico dove i fratelli attendono il turno qui, che oggi abbiamo i medici volontari, sono medici che ci aiutano. Ciao, ciao. Sta nascendo amore. Si chiama Fratel Biagio, è un laico missionario, ha 43 anni, è nato e vive a Palermo. Come un novello San Francesco si è spogliato di tutto per donare la propria vita ai poveri. Chi è Biagio Conte? Una persona, ma più che una persona, un fratello come tutti, come tanti. E sono cresciuto come tanti giovani, anch'io facevo tanti progetti e ero legato tantissimo all'esteriorità, alla moda, ecco, ai vestiti di marca. E i miei amici pensavamo il divertimento, però dentro mi sentivo un vuoto, non mi sentivo realizzato, vero e proprio. Prima un'infanzia agiata, una gioventù spensierata e un futuro promettente nella ditta di famiglia. Poi d'un tratto, ad attirare il suo sguardo, sono gli ultimi del mondo. Chi è rimasto indietro? Nei loro volti scopre quello di Gesù, che gli tocca il cuore e si converte. Gesù in croce era nella mia stanza, era davanti a me e non riusciva a vederlo, non riusciva a chiedere una parola, perché ero preso dal mondo, da tutt'altro, dai poster che avevo nella mia stanza, ma non dedicavo un minuto a Gesù, a quell'uomo che ha dato la vita per gli altri. Finalmente, da un mese e mezzo, ecco, come vedete, un altro dormitorio sotto e sopra, pian terreno, e primo piano un altro spazio per tanti posti letto. Io, pur avendo, mi lamentavo. Avevo sempre qualcosa da dire a casa, mamma mi preparava, questo non mi piace, questo non lo voglio. La mattina aprivo l'armadio e dicevo cosa mi metto, quando avevo tanti jeans, scarpe, giubbotti. Poi nella città mi ritornava la tristezza di chi invece vive nell'angolo, nella panchina, alla stazione, abbandonato. Intorno ai miei 20 anni, 21, 22, comincio a chiedere a chiunque una risposta: ma perché questo divario, questa disuguaglianza? Come mai tanto egoismo? Cosa possiamo fare? Dobbiamo fare qualcosa. L'emergenza è tale che abbiamo pure letti nei containers. Ovunque abbiamo letti, per ora ogni spazio viene sfruttato, perché sennò rischiano di vivere la strada, di rimanere per strada, e non è possibile. Forse tu sai dove si va. Ogni sera un camper con un gruppo di 7 volontari gira per la città, munito di latte e tè caldi, panini, coperte, vestiti e medicine, per dare soccorso a chi ancora vive per strada. È la missione notturna. Pace, fratello. Pace. Ciao. Pace, fratello. Ciao. Come stai? Ti abbiamo portato qualcosa. Del pane? Sì. Un bicchiere di tè caldo. Vuoi del tè?
Io non ho mai chiesto loro come si chiamano, chi sei, da dove vieni, cosa hai fatto, perché ti sei ridotto così, non mai. Nel tempo si è creata questa amicizia con loro. No, non si può tenere in un giorno, né puoi essere invadente con loro. No, 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 no. O lo prendi, lo porti in una comunità. No, 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 no. Devi instaurare questo rapporto nel tempo. Fiducia devi dare loro. E poi loro si aprono, loro si devono aprire. Quali attività si svolgono nella missione? Chi vive e rimane all'interno della struttura, chi fa le pulizie, chi cucina, chi fa il magazziniere, il portiere, ecco, chi ha la tipografia, che è nata anche una piccola tipografia, chi il cuoio, chi anche lavora il legno, ognuno è così da fare. Chi invece cerca il lavoro all'esterno, ha trovato il lavoro, ecco che comincia a fare il passaggio del reinserimento. Ciao, ciao. 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 Pace. Peace, peace, peace. Il 5 maggio del 1990, più che decido, sento di lasciare tutto. Dalle montagne non do più notizie. Lascio una lettera dura ai miei genitori, a tutti, vado via. Stavo vivendo un'esperienza proprio da eremita. Ho vissuto un'esperienza che poi mi ha portato da pellegrino attraverso tutta l'Italia, fino ad arrivare ad Assisi, da San Francesco. Un sogno che tanto tenevo nel cuore, conoscere Francesco, nei luoghi dove ha dedicato e ha donato la sua vita. È lì che la mia vita ancor più matura e si sconvolge. Ho dormito nella tenda per 15 anni, mille lavori, scalzo, e adesso gli artrosi, ma anche l'ernia disco, mi ha bloccato e ora mi aiuto col bastone, i fratelli mi sostengono anche con la sedia a rotelle, ecco, mi do aiuto per non aggravare di più questa sofferenza. Biagio voleva andare in Africa a fare il missionario, invece dice il Signore aveva per lui altri progetti. Così nasce la missione di Speranza e Carità, animata dai volontari e sostenuta dalla solidarietà dei cittadini, delle scuole, delle parrocchie e delle istituzioni. Non torno più nelle comodità, ma vado a vivere alla stazione, tra i vagoni e le sale d'aspetto, per aiutare quelli che la società ha dimenticato. Allora alla stazione porto latte caldo, tè caldo, delle coperte, cerco di dare una mano, ma più che portare è dare un sostegno, un conforto. Loro dimenticati, esclusi, non hanno bisogno solo di qualcosa di materiale, ma hanno bisogno di una nostra presenza. Lì che ho dovuto chiedere l'aiuto alle istituzioni, perché a mezzanotte chiudevano i cancelli e li mettevano all'esterno. Io cercavo una soluzione, un luogo, un riparo, un capannone, una struttura. E lì comincia la prima protesta, il primo digiuno, piazzando una rete e un materasso, come segno di dire anche loro hanno diritto di un letto e di un tetto. Qual è la tua storia, Roberto? Purtroppo ho avuto qualche problema con la giustizia e ho trovato questa missione che mi hanno tirato fuori da questo, cioè dal carcere proprio, e per inserirmi insieme a loro. Poi ho visto che per davvero una cosa bella, cioè nel senso che c'è una missione, non l'avevo vista mai, che aiuta i poveri, che c'è da fare. Io sono integrato bene, quindi ho trovato la pace e qui sono rimasto. Il vecchio disinfettatoio comunale, chiuso da 30 anni. Mi piazzo davanti al cancello per tutti quelli che ancora non avevano spazio per dormire, e lì finalmente ci concede il comune incomodato d'uso, quest'area, questo ex edificio abbandonato. Lì nasce veramente una casa d'accoglienza. Sempre più ospiti di ogni realtà e nazionalità bussano alla porta di Fratel Biagio. Ed ecco la concessione di questo nuovo spazio, un'ex caserma aeronautica chiusa da 40 anni, che Biagio trasforma nella cittadella del povero e della speranza. C'è permesso? Arturo? Vedi, sta ribaltando la pasta, vedi? Ora venite qui che la condiscono. Andiamo indietro. Attenzione. C'è una cosa che uno può essere anche un delinquente, può essere anche qualunque, ma può imparare che la vita c'è ben alto, c'è il perdere di tempo, di fare le cose brutte,
può magari usarla per aiutare i poveri, per... c'è da fare, insomma. Quante vite avrei voluto. Qui barboni, alcolisti, giovani sbandati, ex detenuti, stranieri ricevono accoglienza, un tetto dove ripararsi e un piatto caldo, un aiuto per cominciare una nuova vita. Questi sono i magazzini dove abbiamo gli aiuti. Per esempio, solo qui ci vogliono 55 litri di latte, solo qui nella cittadella del povero della speranza, e 45 litri di tè per chi non prende il latte. Poi il pranzo e poi la cena, la sera. Il giorno la pasta asciutta, la sera il minestrone con verdure e legumi. È una famiglia? Sì, sono sposato da poco e sono anche felice. Grazie per la missione. Fratello, a noi ci scarpe. Mi servono scarpe? Sì. Ora le scrivo e domani te le porto. Va bene? Molto gentile, ciao. Grazie. Come ti chiami? Carol. Un paio di pantaloni 52. Sì, anche c'è possibile un cappellino. Un cappellino. Cappellino. Sì. Va bene, adesso lo scrivo. If my life is for rent. Lei è Sobini, una ragazza dello Sri Lanka. Che... lei adesso si è iscritta alle superiori perché vuole fare il dottore per aiutare il suo paese. La comunità femminile è nata l'8 dicembre del 1998. Vi trovano rifugio donne sole e mamme con i loro bambini. Le volontarie, studentesse o signore in pensione aiutano i piccoli a fare i compiti, mentre le madri sono al lavoro. Però la cosa più bella è che i contatti con noi rimangono sempre, non vanno via. Non è che dicono poi vanno e non li troviamo più, no, me li riprovo la domenica magari tutti qua a mangiare. Dico ai giovani, a tutti, sbracciamoci e diamoci da fare, doniamoci e allora sì che la risposta arriverà, e allora sì che questa società cambierà, migliorerà sicuramente. La mia storia è che 4 anni fa, diciamo, mi è morto il padre. Quindi, stando in una casa solo io e mia madre e mio fratello, era un po' difficile perché mia madre non lavorava, quindi non potevamo pagare l'affitto, le bollette. Quindi ci siamo rivolti a Biagio Conte e lui ci ha ospitati qua in questa accoglienza. La missione si chiama Missione di Speranza e Carità e tutto questo si muove grazie al Signore e all'aiuto di tutti. E come dice San Francesco, una pietra dopo l'altra, in alto arriveremo.